Sì, ma poi ti ripeto. Aspetta un attimo, sei a posto? Aspetta, mi sposto, mi sono per il computer. E Ciao a tutti, ti pensavo sempre finalmente sono che ritornato, stessi pronto per iniziare il nuovo video. Il nuovo video si chiama Ciao a tutti, o quindi posso già finire così. Ciao a tutti, allora, questa sarà una serie di nuovi video in cui io parlerò di argomenti diversi rispetto a quelli passati. E ho deciso che parlerò delle cose che vedo e che faccio. Quindi da questo momento i video che farò si chiameranno tutti Ciao a tutti. Oggi ho visto un bellissimo video realizzato con intelligenza artificiale. E ho compreso che l'intelligenza artificiale non è così intelligente come sembra. Ho visto un video realizzato con l'intelligenza artificiale con delle foto presenti nel web che parlano della vita di Freddie Mercury. Beh, la cosa più divertente in assoluto che ho visto è che l'intelligenza artificiale, che dovrebbe essere intelligente, non è così intelligente come sembra. Ha chiamato Freddie Mercury Mercurio. È una cosa divertente che mi è capitato oggi. Tra l'altro, incuriosito, ho visto anche un bellissimo concerto dei Queen e io lo consiglio a tutti di poterlo vedere. Mi sembra che è stato visto da migliaia di persone, milioni di persone. Faceva veramente paura vedere uno stadio così pieno per vedere un concerto rock. Freddie Mercury ha cantato e si è impegnato tantissimo. Alla fine, come un animale da palcoscenico, ha improvvisato uno spogliarello e ha suonato una delle ultime canzoni che ha suonato, è We Are the Champion, cantata e da lui attraverso l'accompagnamento di un pianoforte che suonava insieme al suo gruppo. Un concerto veramente spettacolare. Io consiglio a tutti di poterlo vedere perché vedere uno stadio così pieno per vedere un concerto rock che è durato quasi 2 ore, le ultime canzoni che sono state suonate Radio Gaga e We Are the Champion con lui che suonava il pianoforte. Io sinceramente consiglio a tutti di poterlo vedere perché i Queen rappresentano per tutti un complesso leggendario che ha segnato la storia del rock. Quindi il consiglio che vi do è quello di vedere il video concerto live dei Queen. Scrivete live Queen, penso che sia uno dei primi. La durata è di circa 2 ore, 1 ora e 58 minuti circa. Ciao a tutti e al prossimo video. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!